A colloquio con il tecnico amaranto Domenico Di Carlo, la vigilia della prima delle due trasferte che il calendario ha riservato al Livorno nel giro di 5 giorni. Si inizia con il Torino, impegno non facile anche dovuto al fatto che i Granata sono alla ricerca di riscatti dopo 4 sconfitte consecutive e con mister Ventura che si sta lamentando per i trattamenti subiti, senza contare che c'è da fare i conti con squalificati e diffidati. Allora, della settimana dei squalificati e dei diffidati, lo ripeto, senza fare calcoli, quindi niente calcoli, si va in campo tranquilli, decisi, senza pensare all'ammonizione, e se saranno in 5 che la prenderanno, se la mancheranno in 5, non è un problema, perché tanto prima o poi dovranno arrivare. L'importante è che i ragazzi stiano bene, che stiano tutti bene, questa è la cosa importante, perché magari invece questa settimana qua abbiamo avuto anche un po' qualche rallentamento sotto l'aspetto su 2 giocatori, quindi abbiamo avuto, e allora a me interessa molto quello lì, perché i giocatori devono star bene, poi se uno è squalificato non è un problema perché lavora per la prossima partita, quindi non è che cambia, ci sono altri giocatori che vogliono giocare, che hanno voglia di giocare, che hanno voglia di dimostrare, e quindi anche i 2 squalificati che ci saranno domani, sono convintissimo chi li sostituirà saranno opportuni. Opportunità importante, senza, non devono dimostrare niente a nessuno, devono solo dare alla squadra il loro contributo e cercare di dare il meglio di sé per il Livorno. E il discorso delle lamentele, siamo sempre le solite, adesso ci arriviamo un po' a fine stagione. Io penso che l'avventura gli vadano fatti i complimenti per il campionato che hanno fatto fino ad oggi, perché è una squadra molto tecnica, dove è organizzata ed è bravo a mettere nelle condizioni di sfruttare i giocatori, i migliori giocatori, e metterli nelle migliori condizioni per far raggiungere l'obiettivo della squadra, che è la vittoria. Quindi Ventura, secondo me, lo considero un ottimo allenatore. Poi, come è successo magari a qualche squadra, compresa anche Livorno, che quelle volte ci sono delle situazioni a sfavore, che chiaramente non in quel momento lì, nel contesto della partita, possono succedere, che possono succedere, io dico possono succedere, l'importante è non crearsi alibi, ma soprattutto è non andare troppo in fondo a questo. Ripeto, sulle lamentele citiamo un taglio e cerchiamo di pensare alla partita e pensare soprattutto che l'arbitro sia sempre quello che faccia il meglio possibile, anche perché l'arbitro deve risultare migliore in campo. Io penso che questo qui delle volte, no? Che l'arbitro quando viene a arbitrare, alla fine, quando finisca la fine, io penso che anche lui vuole essere il migliore in campo, no? Come noi vogliamo dai nostri giocatori. E poi gli errori fanno parte del gioco. L'importante è non esagerare nelle situazioni del genere, non esagerare, perché quando poi ci dimentichiamo quando poi vengono a favore. Ecco, poi ci si dimentica quando poi vengono a favore. Sulla base degli allenamenti che hai diretto in settimana, sembra che tu abbia intenzione di variare qualcosa sotto il profilo tattico. Abbiamo provato il 4-4-2 in 2 situazioni, però sempre pensando che magari qualche giocatore in settimana, purtroppo, ripeto, è stata una settimana un po' particolare, quindi però adesso siamo tutti a posto, sono tutti pronti, questo è importante, perché sì, passa la settimana, magari qualche giorno è toccata uno, è toccata un altro, poi magari arriveremo però al sabato che siamo tutti pronti, questo è importante, Quindi la squadra è pronta. Poi per il modulo abbiamo provato anche il 4-4-2, perché contro Ventura bisogna essere bravi a chiudere anche bene spazi, perché è una squadra che comunque cerca di allargarti, di fare fra le linee, alla profondità con i 2 giocatori importanti che hanno, ma anche gli altri, perché anche Meggiorini, se ci dovesse giocare, o Barreto, comunque hanno caratteristiche diverse, ma quello è il gioco che ha Ventura, quindi lo conosciamo bene. Però come dico sempre, il Livorno deve pensare su se stesso, deve pensare a migliorare la classifica, deve pensare a migliorare la fase difensiva, deve pensare a migliorare soprattutto un gioco di squadra, che quando lo proponiamo bene, diciamo che diventiamo devastanti anche noi. Quindi sono le 3 cose che queste qua ho lavorato di più sotto l'aspetto, oltre all'aspetto mentale che è importante, ma anche su tutto questo aspetto qui, perché se noi guardiamo noi stessi e proviamo a migliorare la classifica, la fase difensiva fatta con più concentrazione, e nella nostra fase di possesso essere più veloci possibili, perché quelle sono le nostre caratteristiche, questo il Livorno poi avrà modo di giocarsi sue chance nel mio dei modi anche a Torino, provando anche a fare risultato importante. Siamo alla vigilia di 4 partite difficili, 3 in trasferta e 2 contro avversari di qualità. Hai preparato qualcosa di speciale per affrontare questo periodo? Sì, ho preparato solo una cosa, che giochiamo sempre con 2 attaccanti, perché Livorno ha negli attaccanti la forza e soprattutto i momenti devastanti della partita sono quando gli attaccanti vengono messi nelle migliori condizioni per giocare a calcio e per andare a concludere. Abbiamo visto adesso in questo momento qui, abbiamo recuperato anche Siligardi, che è un recupero importante,
e quindi ancora di più dobbiamo cercare di trovare prima possibile i nostri attaccanti e metterli nelle condizioni per cercare di far sì che facciano la differenza. È chiaro che però per cercare attaccanti c'è bisogno che gli attaccanti si muovano, che facciano una fase di un possesso, che giocano con la squadra, perché è importante anche quello, è tutta una conseguenza, voglio dire, no? Però ai ragazzi ho detto solo una cosa, una certezza gliel'ho data, di giocare sugli attaccanti prima possibile e di cercarli più possibile, che è la nostra, sono le nostre armi in più, oltre al gioco di squadra che fa la differenza.